suggestione o meno, il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus ha del clamoroso. Un affare lontano dalla portata del colpo Cristiano Ronaldo, meraviglia dell'estate bianconera. Tuttavia l'eventuale viaggio di andata e ritorno tra Milano e Torino lascia a bocca aperta. Operazione difficile ma non impossibile, d'altronde la situazione è nota, il difensore classe 1987 vuole lasciare il Milan e non disdegna l'ipotesi nostalgica, club dove ha conquistato 12 trofei tra il 2010 e il 2017 nell'era vincente della Juve. C'è già stato un contatto tra il giocatore e Marotta, avvicinamento di pari passo con l'interesse dei rossoneri per Gonzalo Higuaín. Naturalmente i campioni d'Italia dovranno sfoltire il reparto, Rugani o Caldara, e la rosa, Sturaro e Piazza, prima di gettarsi su un nuovo acquisto. D'altro canto le trattative Bonucci e Higuaín sembrano slegate per due protagonisti dallo stesso ingaggio. Oggi lo stipendio di Leo è superiore a quello percepito ai tempi della Juventus, uno dei nodi che complicano il ritorno del figliol prodigo. Se da una parte il centrale della nazionale ha già espresso perplessità sulla situazione in casa Milan senza opporsi ad una probabile cessione, le trame di mercato non escludono ulteriori piste, vedi il PSG dell'amico Buffon per Bonucci oppure il Chelsea sariano nel destino del Pipita. Non mancano nemmeno amarcord di difficile lettura. Riuscite ad immaginare l'accoglienza dello stadium per uno dei suoi eroi divenuto un acerrimo nemico, il presente vede Bonucci negli Stati Uniti con il Milan in attesa di scoprire il suo futuro, attualità preceduta a gennaio dal desiderio di tornare a Torino dove vivono la famiglia e numerosi amici. Accantonati quindi gli attriti con Allegri e i fischi ricevuti dai tifosi, tappe d'obbligo per chi un anno fa fece irruzione a Milano all'interno di una trattativa lampo. 42 milioni di euro il costo dell'affare, 10 milioni lo stipendio annuo e la fascia di capitano a discapito dell'ex leader Montolivo. Un'accoglienza da superstar per il difensore della nazionale, piuttosto travolto dal feroce disappunto dei vecchi sostenitori bianconeri. La presentazione ufficiale andò in scena in Cina dove i rossoneri di Montella erano in tournée, respiravo questo entusiasmo da tempo, è stato bello riceverlo. Dovremo continuare ad alimentarlo durante l'anno, soprattutto attraverso le vittorie che questo club merita di ottenere sia a livello italiano che a livello europeo. Sono convinto che qui si possa vincere, soprattutto per la forza della squadra, del gruppo che è stato finora costruito. Maglia numero 19 concessa da Chesievi all'avventura rossonera. Montagne russe nella stagione milanista di Bonucci, capitano che ha assistito all'avvicendamento in panchina tra Montella e Gattuso senza strabiliare nella prima parte di campionato. Alti e bassi per Leo, protagonista in negativo tra sconfitte sonanti e peccati imperdonabili, espulso contro il Genoa dopo 25 minuti. Il difensore rossonero salta per squalifica il primo round contro la Juventus a San Siro vinto 2-0 dall'altro ex Allegri. Il numero 19 rossonero riconduce la crisi di risultati alle incomprensioni tattiche e alla scarsa serenità tra compagni, puntando il dito contro l'eccessiva pressione che il mondo Milan ripone nel nuovo leader difensivo. Colui che doveva spostare gli equilibri paga il confronto con gli storici capitani Baresi e Maldini, accusa altri scivoloni prima di ritrovarsi grazie alla cura Rino, ottima l'intesa con Romagnoli, rinsaldata la tenuta nel reparto grazie alle indicazioni imposte dal nuovo allenatore. Ne beneficia il Milan che si rilancia in campionato, si riscopre fondamentale lo stesso Bonucci che torna a convincere ad alti livelli. A gennaio arriva il gol vittoria contro il Crotone, intanto il countdown scorre inesorabile verso il confronto con il passato.